Allora? Ci sono dei giorni, e questo è uno di quelli che ti verrebbe voglia di dire mannatevi tutti quanti a quel paese. Mamma mia. Ragazzi, ma non è che l'abbiamo con voi, assolutamente. No, non ce l'abbiamo con voi, col sistema. No. È il sistema che è sbagliato. Adesso, rimanendo nel campo della musica. Dov'è, Robelle? L'inquadratura è lì, dove stai andando? Che? Sei andato fuori inquadratura. Sono fuori inquadratura, sono avvelenato. Sono avvelenato perché non è possibile. Allora, nel 2024 ancora senti etichette, senti leggi di produttori che dicono prendere questa! Questo è un talento eccezionale! Non potete capire, questo è un tastierista mostruoso, questo è una folk singer, non avete idea! Poi vai a vedere questi presunti talenti su YouTube, perché facciamo quello di lavoro. Oh, e talento, 280 visualizzazioni. Senti i pezzi che fa, ma sta roba fanno 180.000 a Nashville. L'altro talento, sperimentale. E io mi dico, di musica sperimentale ne so, ragazzi, ne so. E poi pensi, ma che vuol dire sta roba? Ma questo per voi è talento? Allora, questo accade nel 2024, che è tutto gonfiato, è tutto bello. Ci fosse una volta, che l'eco di una stroncatura. Mai. Forse siamo gli unici che fanno qualche stroncatura ogni tanto, no, Pepe? Forse. Noi diciamo la verità, abbiamo questo brutto vizio. 40 anni fa, tanto per tornare indietro al tempo, queste cose non accadevano, perché se una rivista o una radio o un canale FM diceva delle C puntini puntini, veniva subito frustato e spariva dal globo terracqueo, nel senso che non gli facevano più apri in bocca. Vabbè, intanto scusate lo sfogo, ma poi vi spiegherò il motivo di questa storia. Vigo & Femme, arrivato in negozio adesso, picture disc dell'omonimo album fuori catalogo uscito per Echo Store Day. Come troverete sempre, queste sono le due chicche, Don Cherry, Brown Rice e Don Cherry Now Eterna. Ritrovate tutti e tre su www.vinisacchio.com. Come trovate sul nostro sito un vinile che è uscito ieri di un artista che non c'è più. Chiamiamo un artista, ma non è un artista. Richard Benson è tutt'altra cosa. Questo è l'album che il nostro amico Simone Sello, grandissimo musicista e soprattutto uno che c'ha due così. Perché si è fatto da solo, è diventato paloliere di Vasco Rossi, sta spesso a cena con Vasco, quindi lavora anche con la Walt Disney, quindi non stiamo parlando di un talento, ma di uno che si è fatto le ossa. Adesso vive a Los Angeles, ci ha contattato qualche mese fa chiedendoci l'aiuto per fare questa raccolta dedicata a Richard Benson con dei brani, eccoli qua, ve li facciamo vedere. Tratti anche dal suo primissimo periodo. Tanta gente mi ha chiesto nelle settimane scorse, ma da un po' di tempo, da quando è uscito questa storia del film su Richard, ma tu l'hai visto il film? E come la fa? Che lo vedo a fare? Cioè, non ha senso vedere il film di Richard, perché io che l'ho frequentato dal 1984, tutti i giorni andavamo in giro a cercare i vinili per fare l'ottava nota, mi ha insegnato tantissime cose. Quel periodo che va dall'84 a la metà anni 90 non lo sa nessuno. Io sono l'unico al mondo, vi giuro, sono l'unico al mondo che sa tutto quello che è accaduto a Richard Benson nel periodo. E non contattatemi, perché non dirò niente a nessuno. Questo è il vinile che uscì l'edizione limitata bianca, registrato peraltro molto molto bene, e devo dare un applauso non solo a Simone ma anche ai musicisti che hanno prodotto
questo vinile, perché vi spiego un aneddoto, questo ve lo posso dire. Quando conobbi Richard, era il periodo della prima ondata heavy metal, uscivano i Raven, usciva Malmsteen, uscivano i Biscaglia, uscivano i Venom, era la prima ondata heavy metal che poi si sviluppò negli Stati Uniti. Ma lui ancora non amava molto, amava i chitarristi, ma non come negli anni dopo con Mike Varney, che ha presentammo tantissime novità come Greg Gao, Joe Lafora, eccetera, eccetera. Lui amava dei musicisti che sicuramente pochi di voi conosceranno, ma non perché siete ignoranti, perché purtroppo è gente che ormai è spiegata la circolazione. Parlo di Kurt Kress, il batterista dei Passport, parlo di Klaus Nomi, parlo degli Arzoi, degli Universe Zero, parlo di Lori Anderson o, aggiungo, dai nomi più conosciuti chiaramente, David Bowie, Kraftwerk e tutta quella dance elettronica che andava a quel momento. Perché dance? Perché lo studio che faceva Richard era sui suoni. Lui prima sentiva i suoni e poi cercava di capire come facevano quei suoni. E devo dire che Simone, grande Simone, che peraltro ha messo anche, non so se si vede, Pepe, vediamo un attimo, dovrebbe stare qua dietro, c'è anche un ringraziamento, eccolo qua, qua c'è anche un ringraziamento a me. Simone è riuscito nell'album ad arrangiare i pezzi con la stessa mentalità e voglia che aveva Richard nel seguire certe sonorità. Questo sembra più un disco non di hard rock, ma di new wave elettronica, cioè non c'entra niente con l'hard rock. Questo proprio è un disco di new wave elettronica con delle sonorità che voleva Richard, che cercava Richard. Devo dire che è come se da lassù avesse pilotato i musicisti nell'eseguire determinate armonizzazioni e sonorità. Vinile, ripeto, peraltro ci sono molto bene, edizione limitata, lo trovate qui da noi, il CD arriverà la prossima settimana, l'abbiamo terminato. E soltanto una parola, Simone, solo una cosa, grazie perché sei riuscito a fare quello che avrebbe voluto fare lui.